Vi è un'espressione nella lingua russa che ha un significato terribilmente tragico, disumano e crudele. Si tratta di Zagrad Otryad, un'espressione che ha il significato, diciamo in sintesi, di barriera militare, barriera di soldati. Che significa? Un termine che è stato introdotto, un sistema che è stato introdotto nel 1918 da Tolstoi, commissario di guerra, e poi che è stato rafforzato in maniera significativa da Stalin nel 1941. Quando si è in guerra, vi è un battaglione o un'altra formazione militare che deve andare all'attacco, però vi è la possibilità che vi siano soldati, specialmente giovani, i quali ad un certo punto hanno paura, non vogliono andare ad uccidere altre persone e si rifiutano. Se l'attacco non è ancora iniziato, questa barriera del Zagrado Triat dice al soldato del quale ha assunto prima tutte le informazioni familiari, personali, stai attento perché se tu non vai a casa hai una mamma, non sappiamo cosa possa succedere, c'è un posto di lavoro, non so cosa sarà, tu hai dei bambini, mettiti bene in testa che può succedere qualcosa ai tuoi bambini ed allora questi giovani soldati magari decidono di partire e andare al macello. Oppure quando vi è la possibilità, quando l'attacco è in essere, il soldato dimostra magari di aver paura e si vuole fermarsi perché non vuole andare ad uccidere, allora la sentenza è immediata. Questa barriera, questo Zagrado Triat, fucila, ammazza direttamente il soldato. Questa è una situazione molto criminosa che è stata praticamente reintrodotta nella guerra in Ucraina da Putin. Questa situazione, abbiamo delle testimonianze concrete su queste situazioni, soprattutto dei giovani. Ho avuto proprio in queste ore la testimonianza personale di un componente dell'esercito ucraino, il quale ha accolto un soldato russo come prigioniero, un soldato russo che era riuscito a scappare alla terribile sorte del Zagrado Otryad. Ecco dunque questo Putin che certamente dobbiamo dire Putin come Stalin, anche se le sue somiglianze, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti possono fare terribilmente riferimento allo stesso comportamento di Hitler. Questi atti criminosi che vogliono essere compiuti da questa Russia di Putin, da Putin che ha deciso di avviare questa guerra. Vogliamo augurarci che questa situazione cambi presto, anche se purtroppo le prospettive non sono molto allettanti, e che l'Unione Europea possa accogliere nel suo seno, all'interno, anche l'Ucraina, a far sì per costruire una nuova realtà europea, con l'Ucraina parte dell'Unione Europea, per far sì che determinati valori siano rafforzati, siano garantiti per poter contribuire a creare un mondo più umano.